scontro durissimo tra maggioranza e opposizione dopo la decisione di Amelia Frascaroli di inserire nel piano freddo anche immigrati non in regola. L'assessore conferma: non escludo nessuno. PDL e Lega Nord insorgono, rispetti la legge. Anche due professionisti di Imola nell'organizzazione che reclutava clandestini da sfruttare in nero, scoperta dalla Guardia di Finanza. Gli stranieri pagavano anche 7.000 euro per un lavoro, 1.000 euro invece agli imprenditori compiacenti. La terra continua a scivolare a Ripoli, case puntellate per evitare crolli e i cittadini allarmati tornano a chiedere davanti alle telecamere di ETV: fermate i lavori. L'economia bolognese in forte difficoltà sul credito, parola di Paolo Catabiani, presidente di LegaCoop, che auspica la firma con la regione del patto anticrisi. Intanto le cooperative sociali festeggiano i 20 anni e guardano al futuro. Prosegue l'accordo tra Questura e Gruppo Unicredit per prevenire le truffe agli anziani, un reato che negli ultimi anni è in calo ma rimane sempre tra i più odiosi. A ETG tutti i consigli per evitare i raggiri. Buonasera, benvenuti a ETG Bologna. Questa sera in apertura la polemica sugli immigrati irregolari fa infatti discutere l'intenzione dell'assessore comunale al welfare Amelia Frascaroli di includere nel piano freddo del comune di Bologna, oltre ai senza tetto, anche gli immigrati clandestini. Insorge l'opposizione, PDL e Lega Nord chiedono il rispetto della legge e sono pronti a denunciare l'assessore, che a sua volta risponde: la legge sull'immigrazione è ingiusta, io vado avanti. Facciamo il punto nel servizio. Il piano freddo del comune scatena una bufera sull'assessore al welfare Amelia Frascaroli, che presentando il programma per fornire un posto letto ai senza tetto ha manifestato l'intenzione di accogliere anche gli stranieri irregolari. Fare i puntati soprattutto su Parco Nord, dove dal 1 dicembre potrebbero arrivare 5 container che ospiteranno 44 persone. L'opposizione insorge, si rischia di trasformare i centri di accoglienza in centri di raccolta di immigrati al posto dei CIE, dichiara il numero 1 della Lega Nord Manes Bernardini. Chiediamo che il Parco Nord non diventi il parco dei clandestini. Sul piede di guerra anche il PDL, che oggi ha riunito i giornalisti proprio a Parco Nord, presenti consiglieri regionali, comunali e di quartiere, già perplessi per la decisione di portare i container in quel luogo, decisamente contrari se la Frascaroli apre ai clandestini. Tutto questo determinato da una filosofia politica ben precisa della Frascaroli, che sono contro le direttive del governo, che sono contro, che oggi non si può dire che è di centrodestra, oggi c'è Monti, e quindi noi siamo assolutamente contrari a tutto questo, daremo battaglia. Riteniamo assolutamente folle che chi ha un impegno di governo come l'assessore Frascaroli dica, a prescindere dall'adempimento e dal rispetto alle nostre leggi, che queste persone hanno il diritto indiscriminatamente di essere accolte. Quindi voi che cosa siete pronti a fare? Siamo assolutamente convinti che debba intervenire la magistratura, la questura, la prefettura, e in questo senso li solleciteremo con una denuncia nei confronti di chi firmerà quella ordinanza. Non si fa attendere la replica della Frascaroli. Se sarò convocata in procura risponderò del mio operato, scandisce. Io mi sento responsabile di dare un riparo a tutti, visto il clima rigido non vorrei mai che poi dovessimo trovare qualcuno morto per il gelo, ammonisce l'assessore al welfare, che bolla come ingiusta l'attuale legge sull'immigrazione. Ci sono anche 3 professionisti emiliani, di cui 2 bolognesi, tra le persone coinvolte in un'organizzazione che sfruttava immigrati clandestini per il lavoro nero. Organizzazione scoperta e sgominata dalla Guardia di Finanza. Vediamo il servizio di Marco Rossi. Ci sono anche un ragioniere e un avvocato di Bologna tra le persone coinvolte nell'operazione della Guardia di Finanza di Rovigo, che insieme ai comandi provinciali di Bologna, Forlì e Ravenna ha scoperto un'organizzazione dedita allo sfruttamento di immigrati clandestini per lavoro, composta da 38 persone, tra le quali appunto anche imprenditori e professionisti emiliani. Il gruppo, grazie alle proprie conoscenze, era riuscito a reperire numerosi clienti, circa 200, tra cittadini cinesi, albanesi, bengalesi, marocchini e tunisini. 3 componenti dell'organizzazione sono stati arrestati in quanto ritenuti gli ideatori, organizzatori e promotori del sistema contestato. Gli interessati versavano all'organizzazione una somma variabile tra i 5.000 e i 7.000 euro. Ai datori di lavoro compiacenti veniva invece elargita dai promotori e organizzatori del sistema la somma di 1.000 euro. Le indagini sono partite dopo un normale controllo fiscale operato nei confronti di un laboratorio tessile a Occhiobello in provincia di Rovigo, dove erano stati identificati 3 operai di etnia cinese che risultavano
risultavano beneficiari della sanatoria per colf e badanti, ma nei loro confronti venivano utilizzati falsi contratti di lavoro. Frenetica è risultata l'attività degli indagati nei giorni immediatamente precedenti i famosi click day, ossia i giorni stabiliti per l'invio telematico delle domande di rilascio del permesso di soggiorno, dopo che il limite numerico stabilito dal decreto flussi seguiva l'ordine temporale di invio e ricezione delle richieste. I reati contestati ai 38 indagati vanno dal favoreggiamento all'immigrazione clandestina, dalla falsità materiale e ideologica in atto pubblico, alla falsità in dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, al favoreggiamento personale con l'aggravante di aver agito al fine di trarne profitto e in concorso tra più di 5 persone. E si è poi saputo che i due professionisti bolognesi coinvolti sono per l'esattezza della zona di Imola, un'avvocatessa e un ragioniere al vertice dell'organizzazione. Si tratta dell'avvocatessa Maria Teresa Caputo, di 47 anni, e del ragioniere Giuseppe Monaco, di 60, che per molto tempo ha lavorato per un CAF, un centro di assistenza fiscale di Imola. Monaco e la Caputo hanno fatto da collettori per immigrati che dovevano essere regolarizzati, ragioniere e legale, si facevano predisporre tutti i documenti e l'avvocatessa si faceva dare dagli immigrati anche la procura per andare poi in prefettura a sbrigare tutte le pratiche, consegnando alla fine una sorta di lavoro chiavi in mano. Voltiamo pagina, questa sera nel nostro Daedalus quotidiano, in onda sulla nostra rete alle 20.45, torneremo ad occuparci di Ripoli, dei cantieri per la variante di Valico e soprattutto dei danni, a proposito dei danni causati alle abitazioni dai lavori per la costruzione delle gallerie dell'autostrada. Vi proponiamo allora uno stralcio della trasmissione condotta da Francesco Spada. Ci sono le case, tre abitazioni che sono state evacuate con ordinanza del sindaco ormai da alcuni giorni, c'è una nuova ordinanza del sindaco di San Benedetto Val di Sambro a cui fa capo la frazione di Ripoli che ordina alla società, la CMB che si sta occupando dei lavori qui della variante di Valico, sostanzialmente di mettere in sicurezza che cosa? Le due abitazioni anche sull'esterno, vedete questa impalcatura di legno che separa le due case che sono state appunto, ripeto, sgomberate, evacuate per motivi di sicurezza, quindi perché giudicate probabilmente, come dire, a rischio crollo, e questa struttura così in mezzo, mi faccio aiutare dal geometra Ricci, cioè è proprio un tentativo di evitare che se cade una cada sull'altra? Esatto. È mutuo soccorso l'una contro l'altra, nel senso in maniera che se crolla una, no, non gli vada dietro subito l'altra, ecco, tutto lì. Allora intanto si può sapere quante sono queste case sgomberate? Perché devo dire che anche negli incontri ufficiali sono stati dati numeri differenti, case e famiglie. Di abitazioni sono 13 o 14. 13 o 14 abitazioni già sgomberate dall'inizio dei lavori. Sì, il numero delle famiglie dipende dal numero. Comunque 13-14 case. Sì. Sento, lei stiamo vedendo adesso chi ci sta seguendo dei lavori che stanno facendo ERA, che sta controllando alcune tubature, ha scavato in realtà la strada che vedete e stanno lavorando. Quindi ERA cosa sta. Si è reso conto che deve verificare che anche le tubature non si stiano spostando? E siccome tutta la collina di Ripoli è in movimento e è attraversata da un gasdotto, stanno mettendo dei giunti di dilatazione, di movimentazione in maniera tale che non saltino le giunture. Quindi questo significa che si sta muovendo qualcosa? Certamente, si sta muovendo dall'inizio del paese. Dall'inizio del forno, dall'inizio della galleria Val di Sambro, lato nord, e adesso man mano sta venendo il gasdotto che alimenta il paese, viene disgiuntato e messi dei giunti elastici in maniera tale che i movimenti possano essere assecondati da questi giunti elastici. L'Ordine dei Medici Bolognesi ha deciso di sposare la linea dura verso quei professionisti che per attrarre clientela hanno pensato di ricorrere alla rete, al celebre sito Groupon per inseguire la cosiddetta sanità low cost. 15 dottori rei di aver lanciato sul web le proprie offerte sono finiti davanti alla commissione disciplinare per una lavata di capo e l'invito a tornare sulla retta via. Questa mattina ne abbiamo sentiti 7, ha osservato il presidente dell'Ordine dei Medici Giancarlo Pizza, e l'orientamento della commissione è stato quello di non
sanzionare per la prima volta colleghi magari un po' distratti. Per chi sarà recidivo, ha aggiunto, l'atteggiamento sarà certamente diverso. L'ordine deve tutelare i cittadini e la loro salute. Non possiamo accettare comportamenti di questo genere. Negli scorsi mesi il sito italiano del gruppo statunitense era finito nel mirino dell'Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani, che aveva chiesto all'antitrust l'avvio di un procedimento nei confronti dell'azienda per presunta pubblicità ingannevole e abuso di posizione dominante. Cambiamo argomento, continua la collaborazione tra la Questura di Bologna e il gruppo Unicredit per prevenire il fenomeno dei raggiri alle persone anziane. Il progetto si chiama Occhio alle truffe e dopo la formazione fatta agli impiegati di banca oggi c'è stato un incontro in cui sono stati forniti alcuni dati e ricordati alcuni consigli per evitare di cadere in questi tranelli. Il servizio di Federico Balletti. I dipendenti delle banche non vanno mai a domicilio né fermano i propri clienti per strada e lo stesso vale per il personale dell'INPS e della maggior parte degli altri enti. Ma bisogna prestare attenzione non solo quando uno sconosciuto, sebbene distinto ed elegante, si presenta alla porta di casa, ma anche durante i prelievi al bancomat o in posta. Le raccomandazioni arrivano dal capo della squadra mobile di Bologna, Fabio Bernardi, e dai vertici di Unicredit, il gruppo bancario, che prosegue la collaborazione con la Questura per prevenire i raggiri alle persone anziane. Occhio alle truffe è lo slogan del progetto che dopo la formazione fatta ai dipendenti della banca, che in più occasioni ha permesso di sventare reati che stavano per essere commessi, ora va avanti con un ciclo di incontri destinati ai clienti, soprattutto i meno giovani, per aumentare la sensibilità su questo tema. Bernardi ha fornito un identikit del truffatore, spesso ben vestito e abile nel parlare, e ha illustrato le modalità più frequenti dei raggiri. Poi ha fornito alcuni dati. Dal 2008 al 2010 a Bologna le denunce di truffe e raggiri si sono quasi dimezzate, da 177 a 82, anche grazie a questa collaborazione. Ma nel 2011 siamo già a quota 83, con un trend quindi lievissimo aumento. Segno che bisogna continuare a lavorare sulla prevenzione. All'incontro è intervenuto anche il questore di Bologna, Vincenzo Stingone. Occorre vincere l'indifferenza, ha detto, e fare leva non solo sugli anziani ma su tutte le persone, facendo informazione. Ma per il questore è importante anche puntare sulla repressione. Con questi particolari delinquenti, ha aggiunto, bisogna essere rigorosi. Dopo essersi ubriacata di vodka, una badante moldava di 34 anni ha tentato di far ricoverare in ospedale contro la sua volontà la pensionata che doveva assistere. Poi se l'è presa con il personale del 118 e con i carabinieri che alla fine l'hanno arrestata. È successo la scorsa notte in via Volontari della Libertà, in zona Andrea Costa a Bologna. L'anziana, una bolognese di 88 anni, non ne voleva sapere di essere caricata in ambulanza, ma il suo rifiuto ha mandato su tutte le furie la badante, che si è scagliata prima contro una delle infermiere del 118, poi contro due militari dell'arma. Dopo l'arresto, la moldava, che era incensurata, è stata rimessa in libertà. Voltiamo decisamente pagina. Durante un incontro che si è tenuto oggi a Bologna per festeggiare i 20 anni della cooperazione sociale, si è parlato della situazione economica della nostra regione. Sentiamo allora in proposito il presidente di Legacoop Emilia Romagna, Paolo Catabiani, al microfono di Giuseppe Pilloni. Ecco, Catabiani, com'è la situazione economica in Emilia-Romagna? Pesantuccia. L'emergenza che abbiamo è quella sul credito. C'è un problema di costo del denaro, c'è un problema di mantenimento degli affidamenti, c'è anche un problema di accesso al credito. È una situazione generale che per quanto riguarda la cooperazione sta salendo dalle piccole e medie cooperative alle medio-grandi cooperative. Ed è il dato emergenziale col quale stiamo facendo i conti. La cosa importante è che con la Regione Emilia-Romagna spero si firmi, dopo aver firmato tra forze dell'imprenditoria e forze sindacali il patto per attraversare la crisi e alle viste anche la firma per il patto per la crescita sostenibile e intelligente, che attraverso una serie di manovre anche sul bilancio spero che possa consentire, attraverso un intervento sul credito intanto, un po' di respiro, quantomeno con l'anno nuovo.
È stata probabilmente un'overdose di eroina a uccidere un bolognese di 44 anni trovato senza vita nella mansarda dell'abitazione di famiglia in Largo Lercaro, in zona Mazzini. A fare la scoperta sono stati la madre e il fratello con i quali viveva rientrando a casa nel tardo pomeriggio di ieri. L'uomo era da tempo in cura per problemi di tossicodipendenza e nella sua stanza sono state trovate alcune siringhe usate e altre tracce di una recente assunzione di stupefacenti. È intervenuta la polizia che ha avviato gli accertamenti. Noi adesso ci fermiamo, una pausa pubblicitaria, tra poco. Il nuovo studio con ETG, prima di proseguire come sempre rivediamo il sommario del nostro telegiornale. Scontro durissimo tra maggioranza e opposizione dopo la decisione di Amelia Frascaroli di inserire nel piano freddo anche immigrati non in regola. L'assessore conferma: non escludo nessuno, PDL e Lega Nord insorgono, rispetti la legge. Anche due professionisti di Imola nell'organizzazione che reclutava clandestini da sfruttare in nero, scoperta dalla Guardia di Finanza, gli stranieri pagavano anche 7.000 euro per un lavoro, 1.000 euro invece agli imprenditori compiacenti. La terra continua a scivolare a Ripoli, case puntellate per evitare crolli e i cittadini allarmati tornano a chiedere davanti alle telecamere di ETV: fermate i lavori. L'economia bolognese in forte difficoltà sul credito, parola di Paolo Catabiani, presidente di LegaCoop, che auspica la firma con la regione del patto anticrisi. Intanto le cooperative sociali festeggiano i 20 anni e guardano al futuro. Prosegue l'accordo tra Questura e Gruppo Unicredit per prevenire le truffe agli anziani, un reato che negli ultimi anni è in calo ma rimane sempre tra i più odiosi. A ETG tutti i consigli per evitare i raggiri. Proseguiamo con il telegiornale. La cooperativa Murri presenta il bilancio sociale 2010. L'acquisto della casa rappresenta una chimera per molte giovani coppie, ma il mondo della cooperazione resta una valida alternativa. Il servizio di Simona Iannessa. Comprare una casa resta il sogno nel cassetto di tante coppie che, nonostante il periodo economico difficile e le prospettive incerte per il futuro, decidono di mettere su famiglia. A tendere una mano e a ripagare della fiducia e della buona volontà c'è la cooperativa Murri, che oggi rappresenta una valida risorsa per affrontare il grande passo dell'affitto o dell'acquisto di una casa nuova. Ma anche se i più giovani riescono in qualche modo a fare fronte alle rate, resta il problema del versamento di grosse somme al momento del rogito, e in quella fase quasi sempre intervengono i genitori, che coprono la parte più consistente dell'acquisto, sacrificando il più delle volte i risparmi di una vita intera. Dunque un quadro generale a tinte foschissime, dove però si può intravedere anche qualche spiraglio di luce. L'aspetto positivo noi riserviamo ai giovani. Noi abbiamo fatto un'esperienza molto importante con molti giovani che abbiamo pescato nel mondo universitario, un po' in tutte le facoltà, senza focalizzarci in quelle tecniche che possono fare riferimento al settore delle costruzioni. E a questi giovani abbiamo fatto un percorso formativo molto importante, e oggi questi giovani sono pronti per fare gli amministratori della cooperativa Murri e per rappresentare un ricambio generazionale importante. Alle ore 21 nella sala consiliare del comune di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, si tiene un convegno sul tema "Guadagnare con il sole è davvero possibile?". Si parla sia ovviamente in termini economici che in termini ambientali. Interverranno il sindaco Renato Mazzuca e Filippo Brandoli di Sun Life, a cui abbiamo fatto qualche domanda. Sentiamo. Filippo Brandoli, il fotovoltaico è conveniente e utile pensare al fotovoltaico? Sì, soprattutto anche in questo momento economico rimane sicuramente il miglior investimento a basso rischio del momento. È complicato però, nel senso, chi ci sta seguendo in questo momento e pensa ad una casa, ad un'azienda, ad una struttura, è complicato? Non è assolutamente complicato finché si parla di impianti su edifici, quindi sia industriali che civili, non c'è nessun problema. Se invece si va su impianti a terra, è meglio evitare, perché la burocrazia è troppo pesante. A proposito di burocrazia, è vero che hanno tagliato però i fondi, i contributi per chi passa al fotovoltaico? Assolutamente, anzi, con il nuovo calo del costo degli impianti fotovoltaici i rendimenti restano sicuramente altissimi. Si riesce addirittura a arrivare a punte del 20% annuo per 20 anni sul capitale investito. Perché un convegno su questo tema coinvolgendo anche un'amministrazione comunale? Perché comunque il fotovoltaico non è solo un guadagno economico, ma è sicuramente un guadagno anche ambientale, se no non ci sarebbero appunto gli incentivi che invitano tutti ad utilizzare fonti rinnovabili. Ci fermiamo un'altra pausa pubblicitaria, tra poco.
Noi in studio con ETG, non ci sono notizie dell'ultima ora, ma rivediamo i titoli del nostro telegiornale. Scontro durissimo tra maggioranza e opposizione dopo la decisione di Amelia Frascaroli di inserire nel piano freddo anche immigrati non in regola. L'assessore conferma, non escludo nessuno, PDL e Lega Nord insorgono, rispetti la legge. Anche due professionisti di Imola nell'organizzazione che reclutava clandestini da sfruttare in nero, scoperta dalla Guardia di Finanza. Gli stranieri pagavano anche 7.000 euro per un lavoro, 1.000 euro invece agli imprenditori compiacenti. La terra continua a scivolare a Ripoli, case puntellate per evitare crolli e i cittadini allarmati tornano a chiedere davanti alle telecamere di ETV fermate i lavori. L'economia bolognese in forte difficoltà sul credito, parola di Paolo Cattabiani, presidente di Lega Coop, che auspica la firma con la regione del patto anticrisi, intanto le cooperative sociali festeggiano i 20 anni e guardano al futuro. Prosegue l'accordo tra Questura e Gruppo Unicredit per prevenire le truffe agli anziani, un reato che negli ultimi anni è in calo ma rimane sempre tra i più odiosi. A ETG tutti i consigli per evitare i raggiri. Con questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.